chiaro che stiamo trasmettendo in diretta da quella cattedrale di Notre-Dame in Parigi. La parola che adesso lei mi farà di Alessandro Paschini, il signore tragicamente scomparso l'altro ieri. Siamo ormai al termine della vita, ufficiato dall'arcivescovo di Parigi, cardinale Martin. Fra le tante colonne, spicca quella del Presidente della Repubblica, la lettera di un sito ufficiale di un ordine italiano. Davanti al feretro mondiale, personalità del mondo finanziario, scientifico, rappresentanti di associazioni, tra i più stretti collaboratori dello scomparso. La cattedrale è piena di fama raccolta e commossa. Ecco qui il cardinale Martin scende dal altare per impartire l'assoluzione alla salma. Absolve l'unesimo stante in Italia la parola di Alessandro. Resurrexo de gloria, inter santos, et electos tuos, resuscitatus ad spiritu, per Christum Dominum nostrum. Il rito è terminato. Ora, quattro operai prendono in spalla il feretro. Sono gli operai dell'Arco Remisino, il complesso industriale alla periferia di Parigi, che prende appunto il nome dalla grande scoperta scientifica di Alessandro Paschini, che gli ha dato questa fama in Francia e all'estero. Ecco il patrone che si allontanano lentamente verso la grande morte di trasfamianza, da dove partiranno per un'ultima dimora, la spagna di Alessandro Paschini.